Qui stiamo testando una macchina, una rasca elettrica, quindi non c'è più il motore scoppio, c'è un motore elettrico alimentato da batterie. Batterie al sale. Al sale. Allora, Luca Vecchi di Energista, sì. Come nasce questa idea di fare questo dispositivo che non inquina dal punto di vista acustico, ma anche dal punto di vista ambientale, insomma non emette fumi? Questo qua nasce dalla necessità di salvaguardare l'ambiente. Attualmente i pescatori pescano con dei motori endotermici da 6 cavalli e quindi questo prodotto serve per evitare l'inquinamento in mare e migliorare la qualità della vita. Infatti, come possiamo sentire, non fa rumore, cosa che invece i motori endotermici fanno un forte rumore mentre lavori. Da quanto tempo avete studiato questo dispositivo, questa rasca elettrica? Il progetto è nato 1 anno e mezzo fa con i pescatori di Goro, con un gruppo di pescatori. Abbiamo cominciato a pensare di progettare un prodotto specifico che sia in grado di soddisfare le sue attività di pesca. Ecco, c'è anche la cura del design, insomma, questo la linea, ma anche i colori, insomma, che richiamano un po' anche a certe ditte automobilistiche. Ecco, esattamente, diciamo che abbiamo voluto dare questo colore, quantomeno nel prototipo, nel primo prodotto, che evoca un po' le eccellenze emiliane dei motori. Quindi il principio è quello di una rasca, diciamo, tradizionale, alimentata sostanzialmente, insomma, in questo modo. Che autonomia possono avere queste? Arrivi a 2 ore, loro pescano meno di 2 ore, 2 ore riesce a soddisfare la pesca. Poi questo prodotto sarà ricaricato con i pannelli solari sulla barca, quindi non ci sarà neanche, diciamo, l'alimentazione della rete. Riprendiamo la linea e chiudiamo il nostro percorso a tavola com'è doveroso e chiudiamo vedendo come valorizzare, come cucinare questi bellissimi prodotti che abbiamo pescato, le vongole della sacca di Goro. E siamo qui al ristorante La Marinara, siamo a Goro e allora Claudio, a te, cominci tu a raccontarci o fai raccontare il titolare che forse ne sa qualcosa più di noi? Allora, sicuramente Adriano Furlan ci racconta innanzitutto la differenza di queste splendide vongole che adesso vediamo, che fra un po' vedremo cucinate, ma noi vogliamo sapere anche un po' la differenza. Allora, noi abbiamo pescato prima queste vongole. Adriano, allora raccontaci le differenze anche in cucina, come vengono valorizzate. Bene, allora i tre tipi praticamente fondamentali di mitili che abbiamo noi sono le cozze, come vedete, le classiche cozze, poi abbiamo le vongole tradizionali, molto belle queste, poi vedete raccolte, e poi abbiamo le vongolette o chiamate pevarasse qui in Emilia Romagna, o bibarasse nel Veneto, che è qui a pochi chilometri, quindi noi siamo un po' una terra di confine. Qualcuno le chiama anche le poveracce. Le poveracce, vabbè, perfetto. Queste sarebbero proprio le classiche vongole che crescono spontaneamente in mare, non nelle sacche, ma sono fuori a qualche miglio, non hanno bisogno di essere depurate perché sono proprio nel mare. Poi le facciamo in vari tipi, poi il nostro cuoco vi spiegherà come le farà. Dunque, diciamo, quelle che noi abbiamo visto prima pescare nella sacca di Goro sono quelle che sono un po' più grandi. Queste qua, sì, le tradizionali, che vanno in tutto il mondo. Beh, certo, sono buonissime, è chiaro. Io trovo queste vongole vanno fatte in mille modi, perché ci sono molti, molti, molti modi. Noi stasera vi facciamo vedere i due modi che le facciamo noi classiche. Come spaghetti in bianco, praticamente alla veneziana, solo aglio, prezzemolo. Invece queste le faremo in due modi, le faremo sia alla tarantina, quindi un po' piccanti con il pomodoro verace, e in bianco anche queste, anche le cozze le faremo in due modi, le faremo sia in rosso la tarantina che la veneziana. Beh, a questo punto la parola al cuoco. La parola al cuoco, direi, anche perché adesso chiedo conferma, non so se sia vero o no, ma dopo chiederò al cuoco. Ho sentito dire che da queste parti si mette anche il parmigiano reggiano insieme al pesce. È vero o non è vero? Una leggenda metropolitana. Siamo molto curiosi, eh? In realtà sarebbe, come dire, non si potrebbe dirlo da nessuna parte, perché se mi sente l'amico Vizzani mi castiga. Però in realtà io conosco Vizzani e in realtà io le faccio perché mia madre mi ha insegnato a fare proprio queste, se può, le vongole così, in rosso con il parmigiano reggiano.
quindi saltate, filanti proprio, filanti, potrebbe essere un'eresia, a me piacciono. Ve le farò provare dopo, tra noi, quando mangerete qui ve le farò provare. Siamo ansiosi. E adesso, dopo aver spiegato un pochino le differenze, vediamo che cosa succede davvero sui fuochi, sui fornelli. A spiegarcelo Davide Zampieri, che è il cuoco del ristorante. Allora, cominciamo con i lupini. Tu già hai due padelle sul fuoco, una in rosso e una in bianco. Esatto, sì. Abbiamo fatto una base. Allora, normalmente le vongole andrebbero bianche, però noi abbiamo una ricetta nostra che è molto gradita, che sono rosse. Oppure la tarantina, come preferite chiamare. Abbiamo fatto una base di olio ed aglio con un po' di pomodoro, al quale andremo ad aggiungere le vongole. Poi le lasciamo. Quanto tempo devono stare lì? Su 5 minuti circa, tempo di aprirsi, insomma, la vongola poi si copre con un coperchio, si apre da sola, insomma, si apre con il vapore, insomma. L'altra vongola invece la facciamo in bianco, sempre un soffritto di aglio ed olio, mettiamo un po' di vongole, la facciamo soffriggere e sfumiamo con un po' di vino. Ah, ecco, quello lo mettiamo solamente in quella in bianco. In quella in bianco, perché qua poi andrebbe ad inacidire il pomodoro. Insomma. Comunque, tutto sommato, le vongole poi sono molto semplici da preparare anche in casa. Sì, hanno sì, questo sì. Bel vantaggio, sì, insomma, sì. Che anche senza essere cuochi, chef o cuochi come te, insomma, anche noi possiamo cimentare. Poi qui a Goro, insomma, un paese di pescatori, per cui non manca il pesce, insomma, soprattutto la vongola non manca. Assolutamente, freschissima, abbiamo finito la pesca poco fa, poi in realtà non sono queste, perché vi abbiamo spiegato che ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati dal momento della pesca al momento del mercato. Ecco, quindi questi i lupini, o poveracce o... Poveracce, sì. Sono chiamate anche poveracce perché una volta qui nella nostra zona non c'erano le vongole veraci, per cui mangiavano queste qua, che era il piatto dei poveri, insomma, perché adesso magari sono molto rare queste, ovviamente non si trovano. Ecco, mentre invece le vongole veraci, tu ci fai gli spaghetti, come li prepari? Sì, allora, poi vi faccio gli spaghetti e facciamo pur sempre una base di olio ed aglio, sfumiamo poi la vongola con un po' di vino bianco, ci metto un po' d'acqua di cottura per l'amido, che così dà anche un po' di... E poi saltiamo gli spaghetti, una volta cotti saltiamo gli spaghetti, ai quali aggiungeremo una ricetta nostra, che però secondo noi è buona, e ci aggiungiamo un po' di parmigiano, perché non si sente, ma dà la cremosità alla pasta. Perché? Quindi questo un invito anche a provare, così facciamo certo. Questo sposalizio fra terra e mare. Allora, Claudio. La cosa che non mi è mai riuscita è questa, vedi, questo movimento che fa saltare. Però lo so, lì. Devi esercitare, mi devo. Non adesso, perché ho la maglia bianca. Per piacere, abbi pietà. Già, per piacere. Alla fine ci aggiungiamo sempre del prezzemolo, che va sempre messo a crudo, in maniera che mantiene il suo sapore, insomma. Ecco, un altro consiglio, una curiosità: se noi acquistiamo le vongole, come le dobbiamo conservare? Entro quanto tempo le dobbiamo consumare? Tempi brevi? Beh, in 2 giorni al massimo la vongola, cioè la cozza dura un po' di più, però la vongola 2 giorni. Le dobbiamo tenere in frigorifero? Sì, ma noi le teniamo in frigorifero, le laviamo, anche se arrivano già purgate, però le laviamo. Poi le conserviamo coperte con uno straccio umido. Tutto. L'importante è magari non metterle in un frigo ventilato, perché il frigo asciuga e la vongola muore poi, perché manca l'ossigeno. Insomma. Quindi straccio umido e tenerle in frigorifero. Così, insomma, vedo che. Perfetto, beh, insomma. Difficilmente ci muoiono, insomma, cioè muoiono in padella, insomma. Vabbè, insomma, è la morte sua, come esatto. Si dice, la morte è un buon suggerimento. Suggerimento, qualche consiglio anche pratico. Qua siamo pronti, ve le posso impiattare. Allora facciamo così, che noi salutiamo, ci andiamo a sedere. Assolutamente sì. Allora, adesso noi stiamo distanti, parliamo un po' per uno, benissimo. Allora,
qui si chiude questo nostro percorso, la nostra puntata con i frutti della terra a cielo aperto. Grazie per averci seguito. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti, i siti internet, i social, dove potete vedere e rivedere le nostre puntate. E grazie anche a tutti loro che hanno collaborato, perché è davvero stato un bel percorso, una bella filiera. E io consiglio anche di fare veramente da turisti venire in queste zone, che sono veramente belle. Parco del Delta del Po, non si può sbagliare. Assolutamente, vale la pena, sono bellissime dal punto di vista ambientale, paesaggistico e poi anche gastronomico. Grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci alla settimana prossima. Un saluto, arrivederci. In collaborazione con